Alessandro Marinoni, titolare dell'azienda agricola Rizzardio Torino EC di Castelmella, provincia di Brescia. Siamo un'azienda che fa la filiera di ortaggi di quarta gamma, quindi dalla terra alla tavola, dalla coltivazione fino al prodotto finito. La mia storia inizia nel 2003, lavorativa, quando diplomato all'Istituto Agrario Pastori di Brescia, inizio l'attività di operatore agricolo presso appunto l'azienda Rizzardi. Lavoro che mi consente di continuare gli studi presso l'Università di Milano di Agraria e abbino appunto il mondo della scuola con il mondo del lavoro. La passione poi per questa tipologia di lavoro e per l'agricoltura mi impegna sempre di più in azienda, fino a fare la carriera da responsabile di produzione fino alla direzione. Nel 2011 poi inizia l'avventura da imprenditore, il titolare infatti è Rizzardio Torino. Lascia a me, in collaborazione con i due figli, la società per continuare in un'ottica di sviluppo e di innovazione. Abbiamo festeggiato i primi 6 anni, appunto il 1° marzo del 2017, e abbiamo tirato le prime somme. Somme sicuramente positive di un'azienda che ha saputo reggere all'urto della crisi, ma non solo, ha saputo investire, innovare e continuare la propria attività, specializzandosi in prodotti freschi per la tavola con porzionatura manuale, dalle minestre pronte da cuocere, minestroni, zucche a cappucci tagliati, fino a continuare l'attività con prodotti tradizionali, quali il cicorino tagliato, tipico prodotto bresciano e consumato soprattutto nel nord Italia. Con l'aiuto di chi? Con l'aiuto di tante persone, sicuramente dei due fondatori storici dell'azienda, e con l'aiuto poi di qualche aiutino della comunità europea, di fondi PAC. Infatti grazie appunto al sindacato agricolo di Confagricoltura abbiamo raggiunto il contributo e ottenuto il contributo di Primo Insediamento Giovani, appunto una spinta per iniziare al meglio la nostra nuova avventura. Siamo un piccolo esempio, credo bello e ben riuscito, di ricambio generazionale in agricoltura. Infatti non è sempre facile che i vecchi, tra virgolette, lasciano il posto ai giovani, nella speranza appunto di innovare e far continuare l'azienda nel migliore dei modi.